Oggi il sovrappeso e l'obesità, qual è la situazione? Facciamo il punto. Purtroppo sta peggiorando perché tra il 1980 e il 2015 è raddoppiata in 70 paesi del mondo e non accenna a diminuire nella maggior parte di essi. Siamo arrivati a una media del 30%, cioè 2,2 miliardi di persone tra bambini, adolescenti e adulti. Il primato negativo nel mondo è dell'Egitto, seguito a poca distanza dagli Stati Uniti, con quasi 80 milioni di obesi. Valori medi invece per Italia, Francia e Germania, mentre i più virtuosi sono i giapponesi. E restando da noi in Italia, emerge che nel 2015 più di un terzo della popolazione adulta italiana, cioè il 35,3%, è in sovrappeso, mentre una persona su 10, cioè il 10%, è parecchio, insomma, è obesa. Complessivamente il 45,1% dei soggetti di età sotto i 18 anni è in eccesso ponderale. Come negli anni precedenti, le differenze sul territorio confermano anche un gap tra nord e sud dell'Italia, in cui le regioni meridionali presentano la prevalenza più alta di persone maggiorenni obese. Al primo posto, lo abbiamo detto anche altre volte, il Molise, la regione con più obesi, mentre per quelli in sovrappeso, al primo posto la Basilicata con la Campania, sono notizie del Censis. Con costi stratosferici per la sanità italiana, perché l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, stima per l'Italia da 4 miliardi e mezzo a 9 miliardi all'anno di spesa. Con noi per parlarne Ugo Bardi, benvenuto dottor Bardi, responsabile del reparto di chirurgia videolaparoscopica alla Casa di Cura Salus di Battipaglia. Dunque, sovrappeso ed obesità in aumento, perché secondo lei? Ma le cause sono molteplici, sicuramente un fattore che incide è quello dell'educazione dei nostri giovani. Lei ha Sì. sottolineato come l'obesità si determina già dai primi anni di vita, quindi una serie di condizioni ambientali, una serie di condizioni culturali fanno sì che i nostri bimbi inizino già a Sì. sviluppare un meccanismo di obesità. È chiaro che la causa di tutto ciò è da ricercare in una serie di fattori, in una serie di condizioni. Non è così immediato perché comprendere il perché l'obesità sia così un fenomeno a dismisura registrato, sicuramente deve andare a ricercare la causa in più elementi scatenanti. Sì. Ecco, quindi abbiamo questo fenomeno in aumento, un fenomeno che volevo fare un'altra domanda, l'abbiamo già detto altre volte, che da molti non è considerata una malattia, invece lo è. Assolutamente, è una malattia nella misura in cui intanto sul piano sociale incide in maniera preponderante per quello che riguarda i costi della sanità locale e nazionale in generale. Sì. E anche perché è una malattia perché conferisce una condizione di substrato per una serie di affezioni come la ipertensione, come alterazioni di tipo ortopedico, come il diabete, Sì, soprattutto il sì. diabete. Infatti, uno degli elementi presenti molto spesso nel paziente obeso è proprio il diabete. Per continuare con affezioni di tipo ortopedico, con affezioni del classico mal di schiena, insomma, esistono tutta una serie di comorbidità indotte, provocate e alimentate dall'obesità in generale. Sì. Ecco, però su obesità e sovrappeso sono date in miglioramento, in forte miglioramento, le tecniche di approccio con questa malattia. Per tecniche intendiamo le strategie, al primo posto quelle cognitive e comportamentali, cioè dal saper fare la spesa a cucinare il cibo e a consumarlo nel modo giusto, poi quelle ovviamente della endocrinologia, quella della psicologia, della dietologia e della nutrizionistica. In sostanza, un approccio, come dire, multispecialistico, no? Di medici specialisti diversi, perché, come ha detto lei, parliamo di una malattia complessa che porta sia diciamo, patologie fisiche che anche psicologiche. Finora, diciamo, un'obesità considerata in maniera non giusta, cioè come semplicisticamente come l'effetto della sedentarietà e di una dieta sbagliata, ma che invece ha dietro una serie di fattori concomitanti, quindi un team polispecialistico. Assolutamente.
Tant'è vero che ormai si è compreso che la cura dell'obesità deve essere necessariamente affidata a un team, come lei diceva, multispecialistico, a un team multidisciplinare, perché l'inquadramento di questa patologia deve vedere la compartecipazione di più figure professionali che vanno appunto dall'endocrinologo per escludere una serie di affezioni metaboliche e ormonali di base, allo psicologo per comprendere chiaramente quali sono diciamo, i risvolti, qual è il retroscena su cui si muove il paziente. Sì. La storia, insomma. La storia, sicuramente, le pulsioni e chiaramente i nutrizionisti che devono istruire il paziente sul come mangiare e cosa e quando soprattutto farlo. Quindi la cura dell'obesità oggi passa attraverso un gruppo di persone dedicate, specificamente formate in tal senso, che offrono la loro professionalità per la cura di questi pazienti. Sì. Ecco, abbiamo riservato poi uno spazio a parte alla chirurgia, perché la chirurgia è vero, come lei dice sé spesso, non è sempre la prima opzione, può essere anche l'ultima, però può essere un'opzione, come dire, determinante. La chirurgia bariatrica, che bariatrica si dice bariatrica da barius, che significa pesante, con tutte le parole della medicina vengono dal greco, quindi la medicina che cura le persone che pesano molto. Ecco, ha fatto passi da gigante e oggi mette a disposizione una serie di opzioni per ridurre assunzione e metabolismo del cibo. Lei ne ha parlato anche altre volte. Cioè, vogliamo fare un'escursione per dire un po' quali sono i rimedi, ecco, chirurgici? Lo dico e lo ripeto, la cura può risiedere anche su un profilo di tipo medico, quindi nutrizionale, per cui il 100% dei pazienti che si sottopongono a chirurgia hanno effettuato molteplici tentativi dietetici, anche con nutrizionisti molto molto bravi e molto importanti sul piano tecnico professionale. Però laddove c'è il fallimento della dieta cosiddetta, chiaramente bisogna andare su terapie più importanti, come quelle chirurgiche. Sì. La chirurgia chiaramente passa attraverso una serie di procedure, anch'esse di appannaggio solamente di gruppi orientati, di gruppi formati e riconosciuti in ambito societario nazionale. Per cui, ecco, per esempio nell'animazione vediamo l'intervento più rappresentativo, quello più frequentemente utilizzato, che è il bendaggio gastrico. Sì. Così come in questa animazione vediamo appunto l'esecuzione di un bypass gastrico. Sì, cioè quindi diciamo molteplici sono le... Bypassa lo stomaco, insomma. Bypassa parte dell'intestino, dello stomaco, quindi determina diciamo una funzione di tipo malassorbitivo, ma riduce anche la capacità gastrica, quindi un intervento restrittivo. Sì. Perché due sono i tipi di intervento, sono appunto restrittivi quando si restringe la cavità gastrica e malassorbitivi quando si parla di bypass o di diversione. Cioè quando praticamente si impedisce l'assorbimento, è vero? Il metabolismo del cibo. Si riduce assolutamente l'assorbimento del cibo, quindi la quota di alimento che noi assumiamo viene non totalmente assorbita, assimilata e quindi accumulata con l'incremento dell'obesità. Ecco, la scelta di una di queste tecniche dipende dal soggetto? Dipende da una serie di fattori. La fa il chirurgo, insomma, alla dipende fine. Dipende da una serie di fattori. Sì. Diciamo che la decisione ultima scaturisce da fattori psicologici, dietistici, da BMI e comorbidità. Quindi tutti questi elementi vengono da noi, diciamo, valutati e quindi fanno sì che si offra all'interessato, al paziente, la tecnica migliore. Sì. E lei, la tecnica che si fa con la videolaparoscopia? Assolutamente. Sì, quindi la tecnica che lei usa. Assolutamente, una tecnica minimo-invasiva videolaparoscopica. Nel nostro gruppo viene seguita in tridimensionale, quindi con una tecnologia ad alto profilo d'immagine, per cui sicuramente la laparoscopia è la prima scelta di elezione. Non è pensabile fare questa chirurgia ad addome aperto, tranne che in casi estremamente selezionati, ma viceversa il 99,9% viene seguito in laparoscopia in modo più assoluto. Voi usate anche una TAC particolare?
Ma sì, in effetti un gruppo che si occupa di chirurgia dell'obesità deve essere in possesso di una serie di requisiti tecnici, di una serie di requisiti professionali, di una serie di aggiornamenti continui professionali, ma soprattutto deve essere in possesso di una tecnologia avanzata, all'avanguardia. Sì. È chiaro che la tecnologia per sviluppare questa chirurgia parte da un tavolo operatorio dedicato, una strumentazione chirurgica dedicata, fino poi ad andare a strumenti diagnostici come la TAC per obesi, sì, per esempio, è un presidio che a nostra conoscenza non esiste al sud d'Italia. Probabilmente presso la clinica Salus possiamo dire che ci sta la prima TAC per grandi obesi, quindi che va fino a 250 kg. Che non è poco, non solo per i pazienti posti in nostra cura, ma anche per pazienti del territorio che per qualsiasi altro motivo devono eseguire un esame TAC e chiaramente non sanno dove rivolgersi, perché le TAC convenzionali ovviamente non sono predisposte per accogliere dimensioni e pesi di questa entità. Non può essere utilizzata una macchina normale. Non sopporta un 250 kg, ad esempio. Certamente. Sì. Sì. Quindi sicuramente la tecnologia è molto molto importante, direi è fondamentale, al di là dell'obbligo societario, giusto peraltro, di avere anche una terapia intensiva post-operatoria, di avere una serie di di device, una serie di presidi volti alla prevenzione di tromboembolismo, come i compressori pneumatici degli arti inferiori. Insomma, sono molte le strumentazioni tecnologiche che devono essere in possesso nella cura del paziente obeso. Sì. Ecco, noi continueremo a parlare di questo argomento di grandissimo interesse, lo faremo anche con specialisti che verranno qui da noi, coordinerà il dottor Bardi, che analizzeranno con noi, appunto in questi nostri 20 minuti, l'obesità attraverso angolazioni diverse, quella psicologica, quella nutrizionistica, eccetera.